Tenerife 2020. Buongiorno, sono Giuseppe Giglio Chef, ma oggi non vi voglio parlare di ricette. Tada, guardate dove sono? Sono a Tenerife, infatti vi voglio parlare del viaggio che ho fatto la scorsa settimana a Tenerife. Sì, perché alcuni di voi sanno, ma molti non lo sanno, che ho vissuto fino all'anno scorso circa 8 anni e mezzo a Tenerife e di tanto in tanto torno per affari come questa volta. Però, qual è lo stato attuale di Tenerife? Beh, possiamo dire che il Covid purtroppo ha creato molti danni al turismo anche qua. Ad esempio, qua siamo in Playa del Duque, storicamente la zona ricca di Tenerife, la zona più ben frequentata. Viene definita anche la zona dei russi, perché di fronte a questa spiaggia c'è anche un bel centro commerciale dove praticamente è frequentato da tanti negozi di interesse per quel target di clientela. C'è gente, ma voi non immaginate cos'era prima. Era difficile anche trovare uno spazio, sembrava di stare alle bombarde ad Alghero. E così anche altre zone, come per esempio la Playa de los Cristianos, un'altra zona dove praticamente veramente non si riusciva a camminare, c'era fiumi di gente e tutti questi locali che vedete erano pieni. Era difficile a volte trovare anche un posto. Adesso invece, come vediamo, c'è poca gente, ci sono più che altro pensionati e diciamo che i locali commerciali fanno fatica perché non c'è più quel grande flusso di gente. Anche tutte le navi che di solito portavano a fare le escursioni sulle altre isole sono molto diminuite. Io sinceramente una settimana ne ho vista una, invece prima ce n'erano tutti i giorni e frequentemente. Infatti sono rimasto sorpreso a vedere anche locali magari storici, insomma, che sono qui da 30-40 anni in queste condizioni, praticamente senza gente o magari un tavolo due. Guardate questo veramente è uno dei locali più conosciuti di Tenerife. Così, andando avanti, ho capito che purtroppo questa situazione perdurerà un poco. E il fatto è importante da sapere perché molti stanno pensando magari di andare a vivere a Tenerife. E chiaro, non è il momento a meno che voi non siate pensionati o a meno che non vogliate dedicarvi al settore immobiliare. Perché? Perché chiaro, questa crisi ha portato tanti danni. L'unica fascia di persone che stanno approfittando di questo momento sono appunto gli investitori, motivo per cui io sono venuto adesso a concludere un affare. Sì, perché gli investitori in questa particolare circostanza possono trovare chiaramente dei prezzi più bassi. Voi immaginate che un camera e cucina costava fino a 2 anni fa 180-190 mila, anche di più. Adesso se ne trovano a 130, 120, 140. Poi se sono proprio particolarmente belli, magari mantengono abbastanza il prezzo, ma dobbiamo parlare di prima linea. Questo perché chi investiva qua poteva affittare da questo periodo specifico, che è fine settembre, fino a tutto marzo, poteva affittare a qualcosa come 60, 70, anche 100 euro al giorno il proprio camera e cucina, che era un buon investimento. La zona è bellissima perché se voi vedete Tenerife è veramente affascinante. Il clima è un po' cambiato, forse si è un po' elevata la temperatura. Una volta veniva definita l'isola dell'eterna primavera. Adesso purtroppo diciamo non è così. Me ne sono accorto sul cambio diciamo del turismo anche da questa passeggiata che ho fatto in Las Americas. Questo è il centro di Las Americas, è il centro della mondanità di Tenerife. Qua dove c'era la fontana che andava a tempo di musica, dove c'era il grande hotel Mare Nostrum, è un resort degli anni 80 che non aveva veramente spazi vuoti. Abbiamo sotto e sopra, a destra e a sinistra, ristoranti tutti chiusi. Qua a sinistra, emblematico, abbiamo anche l'Hard Rock Café, che avevano aperto circa 5-6 anni fa, e anche questo, vederlo in questa veste desolata fa un po' impressione, visto che era difficile trovare anche posto a volte. E spero che questa situazione veramente passi in fretta e che possa di nuovo Tenerife
tornare a fiorire, tornare a essere quello che era l'unico punto nel mondo dove trovare una buona temperatura, ma veramente buona, tutto l'anno, non solo periodo estivo, perché vi garantisco che spesso ci trovavamo anche nel periodo invernale, a gennaio, febbraio, a fare i bagni o comunque a passare il tempo in spiaggia. Molto spesso dalla spiaggia vedevamo anche il famoso vulcano, il Teide, innevato. Guardate questa zona di Las Americas, questa è la zona dei surfisti, sono gli unici forse che stanno continuando la loro attività, perché molti di loro lavoravano nei ristoranti, eccetera, insomma sono residenti, è chiaro, approfittano del fatto di essere in cassa integrazione o allerte, come viene considerato qua, o al paro, e niente, qua praticamente passano, diciamo, la maggior parte della giornata. Questo da una parte l'invidio, sinceramente. Comunque, andando avanti per Las Americas, arriviamo addirittura al punto centrale delle discoteche di Las Americas. Sono il punto di incontro, insomma, dell'isola, dove tutti i giovani passano le loro nottate mondane, perché ci sono vari locali, discoteche, cocktailerie, eccetera, eccetera, eccetera. E anche questo è molto, molto, molto desolato. E infatti fa impressione, sembra veramente una città fantasma in questo momento. Ripeto, vantaggio per chi vuole comprare una casa, anzi, fra le altre cose, come voi sapete, la cucina per me, questo canale, è un hobby. Il mio vero lavoro è agenzia immobiliare, ecco perché di tanto in tanto devo andare giù magari per chiudere qualche operazione di vendita. Fra l'altro, se qualcuno di voi fosse interessato può chiedermi informazione privatamente. Guardate che bella, una zona pedonale di solito frequentata anche da monopattini elettrici, eccetera. Ma Tenerife non è solo questo. Abbiamo, ad esempio, andando più verso il sud, quella che è la zona che viene considerata la zona più calda di Tenerife, ovvero Playa San Juan, che poi è una congiunzione fra Playa San Juan, Puerto de Santiago e Los Gigantes. Playa San Juan, come vedete, si arriva da un'autostrada che collega direttamente Los Cristianos de las Americas fino all'uscita verso Playa San Juan, dove si farà una grande discesa che arriverà a questa rotonda in mezzo ai bananeti e poi niente, si arriva in questa che è una cittadina, direi un paesottino piccolo, però molto bello, perché è un paese pianeggiante che, vedete, quando si arriva qua, che si entra, si vede che, insomma, ha tutti i servizi, ha ristoranti, ferramente, bar, pizzerie, bar italiani, pizzerie italiane, insomma un po' di tutto, e anche una buona confradiglia de Pescadores nel suo porto, quindi un ristorantino di pesce, di quelli che hanno tasse agevolate per essere direttamente pescatori a farne. Poi soprattutto guardate qua a destra, questa, ora la vedete chiusa, è in assoluto la migliore macelleria delle Isole Canarie. Lo ripeto, la migliore macelleria delle Isole Canarie. Se poi volete il contatto, me lo chiederete in privato e ve lo darò. Poi io adesso mi sto recando in una di queste, diciamo, cofradiglie, però che si trova fuori dal porto e che è davvero uno spettacolo. Tu vai in una pescheria, entri dentro, c'è il pesce, tu ti alzi, vai a ordinare il banco e loro te lo preparano. E l'ambiente è bellissimo, come vedete siamo veramente davanti al mare, c'è un profumo di mare incredibile, e i prezzi per mangiare in una cofradiglia come questa, che è veramente elegante, dove mangerai molto pesce, si aggirano intorno ai 25 euro. Guardate il prossimo video, perché farò vedere proprio la mia visita alla cofradiglia. Poi, andando ancora oltre, abbiamo detto, attraversiamo Puerto de Santiago e voglio portarvi a vedere Los Gigantes, Playa La Arena e Los Gigantes. È una zona, questa qui, diciamo, frequentata per la maggior parte da tedeschi e norvegesi, perché è una zona più aspra, piena di salite e discese, piena anche di, insomma, naturalezza. Qua c'è la vera spiaggia canaria. Perché? Perché la vera spiaggia canaria è fatta di sabbia vulcanica, quindi è nera. E mentre agli italiani non a tutti piace, invece a, diciamo, tutti i turisti che vengono dall'est Europa e oltre, loro amano profondamente questo tipo di sabbia e questo tipo di naturalezza, perché questa sì che è vera naturalezza. Chiaramente, per arrivare a Los Gigantes attraverseremo la parte superiore
di Puerto de Santiago fino a riscendere verso il porto che sarà proprio Los Gigantes. Cosa è Los Gigantes? Lo dice il nome stesso, i giganti. Los Gigantes sono appunto due grandi ammassi rocciosi enormi, come se fossero due montagne, che vanno a picco nel mare e sono veramente belle, sono maestose e soprattutto c'è una spiaggia che è subito lì sotto, quindi fare il bagno lì, diciamo, incute un certo timore. Guardate che vista, tada! Questi sono i giganti, li vedete? Questi ammassi grandi che sono nell'acqua a picco. Ora da qua sembrano piccoli, ma andate lì, vedete che sono belli alti. Adesso, tagliando il cuore dello Gigantes, chiaramente arriviamo nella zona dove ci sono le attività normalmente di turismo, perché lo Gigantes è molto richiesto per attività turistiche, soprattutto per andare a fare le escursioni, per andare a vedere le balene, per andare a vedere i delfini, perché veramente se c'è una certezza è che quando voi partirete dal porto di Los Gigantes sicuramente vedrete delfini e probabilmente balene, perché è veramente una zona incontaminata, è parte della bellezza di Tenerife. Molto bello anche questo ferrarino, però proseguiamo. Vedete? E da qua arriviamo appunto verso il centro. Sostanzialmente io vi dico, qua in questa zona si possono trovare affitti un po' più bassi. Perché? Per ovvie ragioni. Perché sono un po' più datati come edifici e poi perché questa salita non invoglia quella che è la parte, diciamo, maggiore dei turisti di Tenerife, che sono i pensionati. Che voglio dire, per andare al mare ci vanno, però poi a tornare sarebbe un problema, ecco, diciamo così. Allora, per questa ragione preferiscono la zona di Las Americas Los Cristianos, che offre in prima linea al mare, totalmente pianeggiante, una costa piena di appartamenti. Però veramente vorrei farvi sentire il profumo di mare che c'è in questo momento. È una cosa incredibile, veramente è un'emozione anche per me ritornare e rivedere, insomma, questa parte dell'isola. Adesso andremo nella parte interna di Puerto de Santiago e scenderemo per andare a vedere la famosa Playa de la Arena, che è questa, la spiaggia nera. Questa è la vera sabbia di Tenerife, che è bellissima. Ora qua non si vede con questa camera, però quando c'è il sole al tramonto, questa sabbia ha come dei frammenti dorati al centro, in mezzo, e che quindi dà un effetto veramente oro, sembra una spiaggia di Just Cavalli o di Versace. Guardate però che pena vedere tutti gli ombrelloni tolti, il percorso obbligatorio per tenere tutti a distanza. Di solito qua era pieno e ci sono anche degli ottimi ristoranti di paella direttamente lì nella spiaggia. È un po' così, dobbiamo accettare questa situazione. Ci sarebbe molto da dire, perché andando sempre in direzione, stavolta a nord, ma sempre saldamente nel sud, c'è anche Costa del Silenzio, zona tipicamente belga-francese. Non vi dico gli italiani, perché gli italiani sono praticamente in tutta l'isola di Tenerife, anzi, alcuni dicono che siamo più dei Canari. Però vedete questa zona? È una zona che piace molto a queste persone e di nuovo chiama in causa anche i norvegesi e svedesi. Perché? Perché sono spiagge brulle, naturali, aspre, fatte anche di grandi sentieri che possono, dove si possono fare delle ottime camminate con vista mare. È chiaro, una zona un po' più arida, però vedete il Chiringuito, ovvero il barettino sulla spiaggia direttamente sugli scogli, molto rustico anche per farsi il bagno. Vedete, loro, la gente va su quegli scogli e spesso quella spiaggetta che abbiamo visto è coperta dall'acqua quando c'è l'alta marea, quindi non sempre si può stare qua dove stanno queste persone. Però quando si può e quando non c'è vento, perché Costa del Silenzio insieme al Medano sono zone un po' ventose, quando non ci sono queste cose, devo dire, è bellissimo. Poi tutto intorno deserto e poi questi grandi edifici, complessi turistici. Tenerife sarebbe veramente molto di più, perché vicino abbiamo il Medano, abbiamo Playa Las Teresitas in Santa Cruz de Tenerife, abbiamo Playa La Bama dopo Los Gigantes, come ho detto prima abbiamo il Teide e anche il Parco del Teide, che regala veramente una natura incontaminata. Vi invito a venire a vederla. Un forte abbraccio!